Giornata internazionale dell'infermiere, celebrata con grande emozione a Teramo da parte delle istituzioni. Il Comune ha intitolato un'area del parco fluviale a Florence Nightingale, considerata la madre dell'assistenza infermieristica, mentre l'ASL di Teramo ha organizzato un convegno su nuovi progetti di buone pratiche da destinare proprio agli infermieri durante la pandemia da Covid-19. Infermieri eroi, definiti sempre più eroi in questa emergenza pandemica, però più che eroi noi siamo professionisti e come tale pretendiamo di essere trattati da tutte le istituzioni. È un'iniziativa bellissima, questa appoggiata dal Comune dopo nostra richiesta di intitolare una parte della nostra città appunto alla figura infermieristica, questo parco appunto che è un simbolo di rinascita. Il compito anche della Chiesa che è presente sul territorio, penso alle parrocchie, ai gruppi ecclesiali, di ritrovare insieme motivazioni, perché credo che in questo momento dobbiamo dare fiducia a tutti, cioè ti voglio bene nonostante la tua condizione psicofisica, perché c'è sempre questa idea che noi siamo importanti se c'è la guarigione, ma la cura è il tema anche di questo anno, di questa giornata internazionale, molto bello, perché voler bene a tutti significa che non c'è distinzione, qualunque sia la nostra condizione psicofisica, per cui dobbiamo davvero ringraziare i signori. Un grazie enorme da parte di tutta la nostra comunità, perché ci hanno protetto, tante volte rinunciando a proteggere se stessi e le loro famiglie, e questo è un grandissimo, straordinario messaggio d'amore rispetto al quale noi non potevamo far altro che riconoscerlo e ringraziarli per quello che hanno fatto. In che cosa consistono questi progetti? Sono progetti di varia natura, uno sul benessere degli operatori, un altro sul sistema vascolare, perché loro inizieranno, come possiamo dire, a prendersi cura del paziente cronico sul territorio, di come vengono iniettate le attività vascolari, ecco, sui pazienti, e sono altri tre progetti che uno sull'ospedale, integrazione ospedale-territorio, tutti progetti finalizzati appunto a rendere importante il ruolo della figura, come dicevo prima, perché per noi è fondamentale nel prossimo futuro che l'infermiera non solo operi in ospedale ma anche sul territorio, dove diventerà sempre più presente l'assistenza sanitaria. Perché non è che tutti devono andare in ospedale, l'ospedale deve essere l'ultima ratio, noi dobbiamo assistere il paziente sul territorio e in questo ambito la figura dell'infermiere ne è il perno.